i limiti attuali della psicofarmacologia. E se ci pensate, noi stiamo usando gli stessi farmaci più o meno da 70 anni. Gli ultimi, quelli di nuova generazione, sono più selettivi, meno effetti collaterali rispetto agli inibitori delle monoaminossidasi e triciclici. Però il meccanismo è quello, blocco il gap di serotonina, noradrenalina. Poi è arrivata l'esketamina, abbiamo avuto appunto oggi una bellissima lettura della professoressa Cousin. E vedete, qui ho voluto sottolineare proprio questo, i limiti. Perché abbiamo questi limiti? Perché non riusciamo a sviluppare nuovi farmaci? E la farmacologia, cioè, cosiddetta, le molecole psichedeliche, stanno aprendo uno scenario totalmente nuovo che speriamo possano portare o direttamente loro oppure al disegno e quindi alla sintesi di nuove molecole che possono essere selettive nel controllare il dialogo tra i neuroni. Ecco perché ho inserito plasticità del cervello. Il cervello, come sapete, è un organo estremamente dinamico, ma questo non lo conosciamo da centinaia di anni. Fine anni 90, le prime evidenze, il depresso non trattato, trattato in modo non appropriato, c'è un ippocampo, è la primaria bersaglio studiata, di volume inferiore alla media. E guardate, questa è stata epocale, non si sapeva. Gli antidepressivi cosa fanno? 2001-2003, i primi dati, se non totalmente, però migliorano quella situazione. Quindi si è passati dall'antidepressivo che aumenta serotonina, l'adrenalina, entrambe, eccetera, a un'altra azione per quali gli antidepressivi non erano stati disegnati o nati. E oggi abbiamo fatto grandi passi con la tecnologia sia delle immagini, brain image, ma anche dei supermicroscopi, che ci ha aperto un mondo straordinario. Cioè vedere come il neurone cambia la sua morfologia in condizioni fisiologiche. E ci sono dei modelli, farò vedere due diapositive su questo, ciclo mestruale, fase follicolare e luteinica. I neuroni cambiano la loro morfologia, si attivano sinapsi, si riducono. Tra sonno e veglia si è aperto uno scenario. Gli studi di Tononi, il nostro collega di Pisa, che per me è l'autorità numero uno sulla neurobiologia del sonno, ha aperto uno scenario straordinario. Ma questa plasticità dei neuroni, come noi la definiamo, da che cosa dipende? Come viene controllata? E qui vedete, genoma, modificazioni epigenetiche, espressione genica, tutto ciò che è farmaci e psicoterapia, che c'ha anche i suoi limiti. Ma la psicoterapia, se io vado a studiare qualche gene che è stato fatto, modifica la funzione di quei geni come fa un farmaco. E se la sbagli, ovviamente, puoi fare danni quanto un trattamento farmacologico li può fare. Ma tornando alle psichedeliche, ho apprezzato molto ciò che ci ha detto Toscano. Guardate, il mio amico David Nutt, nel 2014 è stato definito The Dangerous Professor. Perché? Perché per la prima volta ha lanciato l'idea che le sostanze d'abuso, in particolare le psichedeliche, ma non solo, potevano essere utilizzate per migliorare la sintomatologia nella psicopatologia. E questa fu un'affermazione troppo azzardata per quei tempi, tanto vedete che vorrebbe che la politica si riferisse soprattutto nelle sue decisioni alla ricerca. E dice, vuole trovare un'alternativa all'alcol per l'alcolista. E allora, se solo i politici ascoltassero quello che dice. A David gli è costato essere estromesso dalla commissione che presiedeva a Londra sull'uso di sostanze, sulle tabelle 1, eccetera, e per diversi anni è stato messo fuori totalmente, come indicato, e in modo ironico Science gli ha dedicato. E invece aveva aperto uno scenario strepitoso. E faccio riferimento con questa alle psichedeliche, la psilocibina. Guardate, promuovono plasticità attivando direttamente il recettore di questo fattore trofico. Vedete, giugno 2023. Le psichedeliche si legano a questo recettore e hanno un effetto antidepressivo. Aumenta la connettività nella depressione. Inducono un effetto che di gran lunga maggiore di quello che fanno gli antidepressivi.
La plasticità, il trofismo dei neuroni lo aumentano anche gli antidepressivi, ma non lo fanno con la stessa efficacia e soprattutto non lo fanno con la stessa rapidità. E avete visto, la Cousine ci ha detto, anche dopo poche ore io vedo un miglioramento. Ma oggi con la tecnica del brain imaging vediamo delle cose straordinarie. Guardate come cambia questo cervello di un depresso 24 ore dopo aver ricevuto la chetamina. Queste macchie, perdonatemi la terminologia, io non sono un neuroradiologo, che vengono amplificate, rappresentano delle sinapsi, quindi le spine dendritiche, che hanno acquistato trofismo e aumentato la connettività tra i neuroni. Ed è un fenomeno che oggi vediamo. Prima l'abbiamo visto negli animali, adesso con questa tecnologia lo vediamo anche nell'uomo. E qui guardate, 2020, la densità sinaptica associata alla depressione grave e il network e le alterazioni. Guardate la distribuzione dei recettori, delle sinapsi in una corteccia, no, questo è l'ippocampo, nell'ippocampo di un soggetto sano, come si riduce leggermente in un soggetto che ha una depressione non grave, ma in una depressione grave, guardate, quasi scompaiono. Vedete la tecnologia, questo è nell'uomo, non è più l'animale, e ci fa vedere delle cose che a mio avviso sono epocali, però hanno dei limiti enormi rispetto a quanto il cervello è sofisticato e rispetto a quanto le cellule, i neuroni, usano dei codici che noi ancora non conosciamo. Vedete qui questo titolo, cambiare nel tempo. Una proposta di come la flessibilità e la plasticità del cervello va al di là dell'ovvio, includendo il concetto di aumento o diminuzione della neuroplasticità. Questa terminologia l'abbiamo usata all'inizio, alla fine degli anni 90, con le prime evidenze, soprattutto noi farmacologi, abbiamo detto guardate come il cervello cambia e poi si è affinata. E oggi ci sono dei dati, come vedete, straordinari. E qui vedete nel disegno questo bel neurone è questo che perde, questo dendrite che perde spine dendritiche, è il neurone che perde arborizzazione. E dice qui, la sinapsi si indebolisce. Ma guardate, questo, al di là della patologia, perché avviene e persiste nella patologia, è un fenomeno che avviene anche nella fisiologia. Se io guardo i dendriti che ci ha descritto Giulio Tononi nell'animale che è veglio quando dorme, e ho questa immagine, quando siamo svegli abbiamo miliardi di sinapsi che si attivano. Quando andiamo a dormire, se dormiamo bene, dormiamo quel sonno ristoratore, queste si riducono, non vanno via, però si riducono. E lì non c'è la patologia, lì c'è c'è la performance. Io mi sveglio perché il mio cervello è meno attivato, dormo bene e poi riparto l'indomani mattina riattivando le mie sinapsi. E nella patologia cosa succede? Che questa condizione si mantiene a lungo, non riusciamo a correggerla, se non coi farmaci. E le psichedeliche ci hanno fatto vedere come migliorano la sintomatologia e migliorano anche la morfologia del cervello. Quindi si apre uno scenario, però Valeria ci ha anche allertato, state attenti che non è tutto bello, ma anche la Cousine questo l'ha detto, guardate che non è tutto bello come si potrebbe descrivere. Ecco qui, per parlare di un classico antidepressivo, l'escitalopram, vedete come aumenta la densità delle sinapsi, vedete, nell'ippocampo e nella neocorteccia. Questo è un dato ormai acquisito. L'eschetamina, ci hanno fatto vedere, l'aumenta in poche ore, in pochi giorni. Però poi gli devi dare un sostegno con un altro antidepressivo per mantenere il tempo. O, come ci ha suggerito lei, con una psicoterapia o un trattamento cognitivo comportamentale che sia efficace per mantenerne. E questo fenomeno della plasticità, vedete, è da quando noi si nasce che il nostro cervello si arricchisce, soprattutto quando passiamo dall'età adolescenziale all'età adulta e poi pian piano entra in una fase molto lenta di involuzione che oggi possiamo seguire, almeno nei volumi, con le immagini. E oggi non siamo in grado di
annullare l'invecchiamento, forse non lo saremo mai in grado, però possiamo rallentarne l'evoluzione, l'involuzione del cervello, soprattutto con gli stili di vita corretti. E batte non a 70 anni, nei primi 20 anni. Oggi la ricerca ci suggerisce il tuo quoziente cognitivo in età avanzata te lo giochi nei primi 20 anni. E questo dipende se hai avuto un po' di fortuna di avere una mamma performante, sana, in gravidanza, da bambino, tutto bene, non c'hai abusi, non c'hai traumi, e quindi se questo non succede, e anche se hai una base del genoma, un genoma chiamiamolo performante, e soprattutto un po' di fortuna e scelte giuste nella vita. Io dico sempre ai ragazzi, non dovete vivere una campana di vetro, sarebbe negativo, ma non superate una soglia di trasgressione perché pagate poi il prezzo, non lo pagate subito, più avanti, ma soprattutto in vecchiaia lo pagate, passa il conto, ma lo pagate voi e lo paga anche la società. E vedete qui, fino alla vecchiaia, e poi nella patologia, stress cronico, il trauma, come questo cambia. Questo è un fenomeno che noi usiamo già da tempo noi farmacologi, guarda come il neurone diventa atrofico, non trovi, ho fatto vedere l'esketamina, l'escitalopra, ma sto anche onestamente banalizzando un fenomeno che è di una complessità che ci sfugge ancora. E ve lo farò vedere. Alla base di tutto questo c'è quel fenomeno che è stato descritto di un'importanza fondamentale, che è lo stato di infiammazione che si crea in un cervello attraverso l'età. Quando andiamo avanti con l'età aumenta l'attività dell'asse e quindi cortisolo più alto. Con l'attività dell'asse il cortisolo aumenta l'attività del sistema immunitario. Il sistema immunitario è un sistema per il cervello fondamentale, c'è un dialogo continuo. Pensate che le molecole del sistema immunitario, interleuchine, citochine, eccetera, trovano nelle cellule staminali addirittura i loro recettori. In funzione della molecola, della sua concentrazione, facilitano la proliferazione e poi il differenziamento di quella cellula in neurone o in cellula della glia. E quindi hanno un compito fondamentale. Se questo si attiva eccessivamente, il loro partner nel cervello, oltre ai neuroni, sono queste cellule della glia, microglia e astrociti, che qui non vedete. Quando questi sono attivati, il loro compito fisiologico qual è? È quello di determinare, di eliminare, attraverso un programma genico ben preciso, tutte quelle sinapsi e neuroni che non ritengono necessarie, che quel programma non ritiene necessarie. Questa è la fisiologia, il cosiddetto pruning, nel passaggio tra l'età adolescenziale, negli anni, all'età adulta, il taglio, tagliare le sinapsi, eliminarle. Se però queste si attivano troppo, fanno fuori anche quei neuroni e quelle sinapsi che invece sono necessarie. E da lì, oggi abbiamo col brain imaging le traiettorie di sviluppo, soprattutto della corteccia prefrontale, che sono differenti tra un soggetto sano, un soggetto depresso, schizofrenico o che ha sviluppato una sindrome. Quindi alla base di plasticità e di quei disturbi e della alterazione funzionale delle sinapsi, questo processo diventa fondamentale. E vi ho detto, il nostro cervello è plastico, guardate, questo 2022 il tuo cervello si espande e si costringe in tempo reale. E questa è la realtà che abbiamo. E pensate, nel 1904-5 Golgi ci ha fatto vedere i neuroni, le cellule del cervello, prima non sapevamo quali erano. Da allora a oggi abbiamo imparato che queste cellule sono straordinarie, non solo a livello funzionale, ma nella morfologia. E la morfologia poi si traduce in funzione. Ma queste modificazioni di trofismo del neurone, come un muscolo, se io lo alleno, il muscolo acquista tono e trofismo, e il neurone, se lo tengo attivato, risponde bene, però poi lo devo far riposare e poi devo ripartire. Com'è che avviene? E qui entra in gioco il nostro genoma, con una peculiarità che prima non si conosceva, adesso da qualche decennio la conosciamo, e cioè la plasticità, chiamiamola così, dei nostri geni. Tanto che 2015 Science ci dice i geni da soli non determinano il nostro futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che quei geni rispondono all'ambiente a 360 gradi, quello che mangio, i successi che ho, le botte che ho, quello che assumo,
predisposizione ambientale e quant'altro. E questo avviene in tempo reale. Il gene è una struttura dinamica. Qual è la sua funzione? Quella di esprimere dei prodotti. Le sequenze DNA esprimono delle molecole, che sono quelle molecole che vanno a portare il messaggio al neurone, aumenta quella sinapsi, riduce quelle proteine trofiche e altre che noi troviamo addirittura nella sinapsi. E vedete, qui della cromatina rilassata e qui c'è del DNA e questa funziona di più e questa funziona di meno. Oggi abbiamo delle evidenze su alcuni geni, per esempio, che mentre dormiamo si rilassano o funzionano meno e altri al contrario. Quando abbiamo il jet lag è un'alterazione del ritmo circadiano della funzione dei geni. Quando la riacquistiamo da giovani, la riacquistiamo in pochi giorni, da anziani ci vuole qualche giorno in più per recuperare. E questo ha aperto uno scenario straordinario quanto l'ambiente modifica. Adesso vi faccio vedere due diapositive che, siccome sono epocali, guardate questa. La gravidanza riscolpisce il cervello della donna per almeno 2 anni. Uno studio senza precedenti, sai, 2017. Questo è il primo studio. Dal 2017 a oggi ce ne sono tanti altri che confermano questo dato. Il cervello di questa donna diventerà il cervello della mamma, che deve garantire questo rapporto. Se questo non avviene, perché la mamma è patologica, perché è trattata male, perché non dorme, perché assume sostanze. Pensate che tutte le sostanze, dalla innocua cannabis, tra virgolette, a tutte le altre, attivano in modo consistente microglia e astrociti, e quelli mangiano sinapsi più di quanto sarebbe necessario. Ecco la pericolosità per un adolescente che ha un cervello in sviluppo, dove quelle cellule fisiologicamente devono eliminare ciò che non serve. Viene accelerata questa funzione. Ma qui nell'animale, guardate, anche questo è straordinario, i dendriti, nell'uomo non li possiamo vedere, e vedete, una femmina in estro, corteccia prefrontale, questo è un dendrite di un neurone, dopo 21 giorni di gravidanza, guardate tutte queste estroflessioni, le spine dendritiche, qui avvengono le sinapsi, guardate quante ce n'è, poi c'è il parto, guardate dopo il parto, a 21 giorni, e qui a circa 30 giorni si torna a una immagine tipo questa. Perché? Perché intorno ai 25-30 giorni l'animale svezza i piccoli, ma lo fa in modo drastico, e quello va a cercare il capezzolo, riceve dei morsi molto consistenti e rinuncia e va a mangiare il pellet. Guardate come cambia il cervello. Vedete quello che serve qui alla mamma per curarli, ed è quello che avviene anche nell'uomo. Ma questo c'ha, e questa è l'altra diapositiva, c'ha un risvolto questo tipo di approccio, anche quello del partner, ovviamente, su cui oggi non accenno, sullo sviluppo del cervello di questo bambino, che all'età scolare c'è un ippocampo ben sviluppato. Il cervello della mamma, quando l'interazione bambino-mamma, a livello emozionale e affettivo, è veramente consistente, cambia anche la corteccia frontale della mamma. Vedete qui l'immagine della risonanza, questo è il disegno, per permettere questo. E vedete, questo, se ci pensate, è un dato straordinario. E tutti sapevamo le intuizioni dei vecchi psichiatri, ginecologi, filosofi, chi volete, l'interazione mamma-bambino importantissima, l'attaccamento, il distacco, eccetera, traumatico. Ma oggi abbiamo le immagini di un cervello che si modifica. E da qua questo bellissimo lavoro su una delle vostre riviste, Monica Psychiatry, che ci dice, vedete, che il maltrattamento in età infantile è il più importante fattore di rischio per sviluppare la patologia psichiatrica. Ecco perché lo chiedevo a Cristina Cusin prima. Valutate se uno non si è sviluppato il PSD, ma se ha avuto un trauma e poi magari non ha sviluppato il PSD o è guarito. Perché diventa importantissimo, al momento in cui voi dovete prescrivere una terapia, conoscere quella storia. Diventa cruciale che quel paziente vi racconti tutta la sua vita, possibilmente anche quella intrauterina, se dalla mamma ha saputo le disavventure oppure la gravidanza, perché diventa fondamentale. E se avete un paziente che ha quella storia, dovete adattargli una, e soprattutto diventa problematica la sospensione. Beh, adesso dottore, sto bene, dai, sospendiamo. E un paziente che ha una storia del genere, o che ha familiarità per la depressione,
ci pensate 10 volte prima di sospendere, perché poi facilmente ricade, perché lascia una vulnerabilità. E questo è enorme, vedete qui, soggetti maltrattati e non maltrattati, diagnosi depressione secondo il DSM-5, sono depressi tutti e due, e questi ci dicono, sembrano clinicamente e neurobiologicamente differenti, ed è così. Uno è molta più vulnerabilità per la patologia, è molto più sensibile allo stress. E voi mi dite, ma su questo che esempi abbiamo? Ve ne faccio vedere due. Questi bambini, la mamma l'hanno conosciuta nell'utero, poi sono stati partoriti e stati abbandonati, allevati, che sono i famosi studi che sono iniziati negli istituti, negli orfanotrofi rumeni, ma oggi sono replicati in altre situazioni. E guardate, questa è la colonnina della materia grigia di un bambino fortunato che è nato da una mamma sana, performante. Questi sono stati allevati, vedete, ne hanno meno materia grigia. Processi esecutivi, maschietti e femminucci, quelli fortunati e quelli allevati. Questi, ed è un dato già di una ventina d'anni fa, se ricordo, hanno la percentuale di disturbi cosiddetti del comportamento, quindi del loro sviluppo, che supera il 70%. Se vengono adottati, possibilmente nei primi anno e mezzo, ma l'ideale è, se è stato abbandonato oggi, domani trovi una famiglia, magari con fratellini e sorelline, cioè, che ti coccolano, e si abbatte all'8-10% quella vulnerabilità. E lì non usiamo i farmaci, e quella famiglia performante, quelle cure materne, paterne, eccetera. Però guardate, questi dati risalgono a qualche anno fa. 2020, PNAS, vedete? I bambini deprivati precocemente, in infanzia precoce, è associata la deprivazione, quindi la separazione, a alterazioni della struttura del cervello dall'utero, sebbene siano vissuti in questi ultimi anni in un ambiente arricchito. Sono stati adottati da una famiglia e l'adozione è andata a buon fine, dopo diversi anni ancora non hanno recuperato. E più i volumi, la materia grigia è ridotta, e questo correla con il tempo che sono stati nell'orfanotrofio. È un dato bellissimo. Questa è Science di quest'anno, mi sembra aprile, in prima, sì, o maggio. Riprende questo lavoro e ci dice, vedete, la deprivazione grave nell'infanzia riduce il volume del cervello. E perché lo riprende questo? Adesso vi farò vedere un'altra diapositiva. E poi c'è Nature che rilancia con un altro editoriale. In genere si mettono anche d'accordo come uscire insieme o in tempi di un paio di mesi. E ci fa vedere, vedete, a distanza di anni. Quindi questo è un monito, state attenti. Cercate di provvedere rapidamente. Oggi, sulla base di questi dati, è inammissibile che un bambino abbandonato venga messo in orfanotrofio per anni, e quando ci sono liste d'attesa di famiglie che vogliono adottare, che hanno tutti i requisiti per adottare, che sono stati già valutati, daglielo subito, perché lo salvi. E da qui nasce, vedete, l'epigenetica del trauma infantile, il distacco dalla mamma, non avere una mamma, è un trauma straordinario, che li porta anche precocemente poi, soprattutto a stili di vita rischiosi, a uso di sostanze, e quant'altro, e a sviluppare la patologia. Vedete cosa ci dice qui? Il trauma modifica il genoma, questo si traduce in modificazioni a livello strutturale del cervello che si traducono in una vulnerabilità alla patologia. E come li possiamo affrontare questi? E guardate, questo lavoro è bellissimo, che ci dice i farmaci, beh, sicuramente sono utili, ma da soli non ce la fanno. Bisogna dargli un supporto non farmacologico. E d'altra parte voi in clinica questo lo sapete, che se riuscite a combinare i due approcci avete un risultato di aderenza e di efficacia dello stesso farmaco. L'antidepressivo, per rimanere gli antidepressivi, ma in genere i psicofarmaci, ricordate, non motivano il cervello. Riaggiustano reazioni chimiche, le riattivano, poi il cervello deve trovare però la motivazione per partire, l'organo della motivazione. E se tu vivi in quel contesto estremamente negativo, non la trovi.
e l'efficacia di quel farmaco si riduce notevolmente. Perché vi dicevo quell'editoriale di Science? In relazione a quello che stava succedendo, che sta succedendo in Ucraina, oggi Palestina e Israele. Vedete, quando ci dice i bambini esposti alla guerra, allo stress, alla separazione, il trauma e i danni durano a lungo. L'esposizione alla guerra induce sintomi a livello clinico drammatici, ma è questa la risposta di Nature. Come gli effetti del trauma passano da una generazione all'altra. Questi non solo soccomberanno, si è calcolato che circa 3 milioni di bambini ucraini sono dispersi, a parte quelli deportati, non si sa dove sono. Ecco, di questi bambini, molti di questi svilupperanno queste patologie, ma addirittura possono trasmettere alla loro prole la vulnerabilità. Ecco le due grandi riviste che entrano in modo sottile, ma efficaci, ci dicono guarda quello che sta succedendo. E un altro aspetto importante, ecco perché chiedevo alla cousine il sonno, le avversità, i traumi, eccetera, oltre ad alterare l'attività dell'asse, stress, sistema immunitario, alterano il pattern del sonno. E basta alterare un pattern del sonno, già in età infantile, in età adolescenziale, diventa drammatico. Oggi è importante che il paziente conosca il cronotipo. E viviamo in quella che chiamiamo la medicina circadiana, cioè i farmaci devono essere prescritti negli orari, cioè in funzione del cronotipo di quel paziente. Vado a dormire a quell'ora più o meno, mangio a quell'ora, eccetera, perché la funzione dei nostri organi, al di là del cervello, cambia in relazione alla giornata, alle ore del giorno, al loro metabolismo. Questo è importantissimo. Se di questo dà una maggiore vulnerabilità allo stress, quando siamo adulti e quindi la vulnerabilità a sviluppare eventuali patologie. Vedete, la sinergia tra asse dello stress e asse del sonno. Adesso vi faccio vedere, tornando alla plasticità, un bellissimo risultato, guardate, volume del cervello, durata del sonno e funzioni esecutive. Allora, questi autori suggeriscono, in base ai loro dati, che se vogliamo avere una prestazione performante e quindi processi esecutivi ottimali durante la giornata, dobbiamo almeno dormire dalle 6, 7, 8 ore, non di meno e non di più. Processi esecutivi, se dormiamo di meno, dormiamo di più o troppo, i nostri processi esecutivi ne risentono. E qui guardate come la performance, nelle varie aree cerebrali, vedete, corteccia, orbito frontale, prefrontale e ippocampo, guardate come il massimo del trofismo, della plasticità del cervello si ottiene con quelle ore di sonno. Poi sono le eccezioni, c'è chi dorme 4 ore ed è performante, ma quelle sono le eccezioni. Nella media è questo, quindi guardate quanto è importante questo aspetto e quanto il cervello risponde. Però, come vi dicevo, guardiamo questo dato, è bello, e lo vediamo, diciamo, va atrofismo, plasticità. E il farmaco l'induce, migliora, ma quali sono i meccanismi e quali sono i nostri limiti? E Toscano l'ha detto, perché non abbiamo nuovi farmaci? E io adesso vi ipotizzo il perché. Guardate questo neurone. Questo si attiva, molti neurotrasmettitori attivano i recettori, e da qua, vedete, parte un segnale. Pensate che va al genoma. E allora se noi blocchiamo ne parte uno diverso, se noi riduciamo. Se noi blocchiamo, qui non ci riceve il segnale. E parte un messaggio che dice non mi sta stimolando la serotonina, la dopamina, perché magari ci ho messo l'antidepressivo o l'antipsicotico e quindi mi blocca. Allora, questa è un'animazione che abbiamo fatto noi. E questo lavoro che è uscito 2 settimane fa, 20 giorni fa, bellissimo, su Nature Review Neuroscience, che ci dice, guarda nella sinapsi, quando si attiva questo, vedi, parte un messaggio che va al genoma. E informa il genoma, guarda che mi hanno attivato, guarda che mi hanno bloccato. Il genoma, quindi migliaia di geni, non uno, centinaia o migliaia di geni, si attivano o si inibiscono in funzione di quel segnale, e quindi esprimono molto o esprimono meno proteine che tornano
nella sinapsi ed ecco come cambia. La sinapsi deve adeguare. Questa è la fisiologia. Ma nella patologia abbiamo troppa dopamina, abbiamo troppo poca serotonina. Questo cambia e questo avviene in tutti i recettori. Questo è il nostro limite. Noi oggi misuriamo i recettori, li studiamo, li riconosciamo con gli anticorpi, vediamo come cambia il recettore in condizioni fisiologiche, patologiche, farmacologiche. Ma i codici che le cellule usano per questo meccanismo, e vi faccio vedere qua, guardate, vedete, nel controllo dell'espressione genica, non li conosciamo. Questo è fondamentale. Ecco perché non riusciamo a sviluppare nuovi farmaci. Qui i farmaci sono sempre gli stessi che abbiamo, più selettivi sul sottotipo, eccetera. Però sono molecole ancora troppo rudimentali rispetto al linguaggio e ai codici che le cellule usano per esprimere tutto ciò che è qui dentro. Questa è la spina dendrite, qui avviene la sinapsi. Questa formazione, pensate, 5 milioni, non migliaia, di volte più piccola del neurone. Sono alcune centinaia di molecole già identificate dentro. Sto parlando di infinitamente piccolo. Questa è la vera difficoltà che noi troviamo. Vedete, c'è oggi una letteratura proprio su questo che sta esplodendo. Tutti i lavori degli ultimi mesi, le basi nucleari, vedete, del meccanismo intelligente della cellula. Arriva il messaggio qui del neurotrasmettitore, del farmaco, questo viene recepito e parte un messaggio che arriva al genoma. E attraverso i meccanismi epigenetici vengono attivati o inibiti tutta una serie di geni che devono esprimere delle molecole che vanno a controllare. Questo è il nostro limite. E voi mi direte, ma i farmaci che usiamo ormai da anni agiscono su questa funzione? E qualche esempio ce l'abbiamo. 2009, quindi non sto parlando di ieri, di 10-15 anni fa. Gli antidepressivi hanno un'azione attraverso diversi geni. E questo l'abbiamo studiato. Gli inibitori, vedete, histone deacetilese, quelli che deacetilano, gli inibitori degli enzimi di deacetilazione, potrebbero essere utili per la schizofrenia. 2012, sono stati iniziati a studiare. E questo è più recente, farmaco epigenetica dei farmaci antipsicotici, metilazione del DNA, modificazione degli stoni, il microRNA, l'espressione che si attiva, oppure qui il gene viene represso, qui esprime, questo lo fanno i nostri farmaci. Guardate, il valproato, il litio, carbamazepina vanno a modificare queste funzioni, questo lo sappiamo, ma quello che non riusciamo a combinare è quali sono i geni, perché qui vengono attivati e inibiti tantissimi di questi geni. Guardate, non è una peculiarità del farmaco questo, adesso farò vedere un paio di diapositive, due mi sembra, con la psicoterapia otteniamo effetti simili, quindi andiamo a modificare, però ne modifichiamo anche altri che probabilmente non hanno o addirittura hanno un rapporto inverso. 2023, i target epigenetici nello sviluppo della schizofrenia e terapia. Clorpromazina, clozapina, risperidone, guardate, gli antipsicotici vanno a regolare metilazioni più o meno del DNA, acetilazioni. E questi sono i geni che sono stati studiati. Ma guardate quanti sono. Sono pochi geni o poche decine. Nel cervello ne abbiamo circa 25.000, nel cervello, nelle nostre cellule ne abbiamo circa 25.000 geni. Ecco dove è il limite che noi non conosciamo. Entrare in questi dettagli. Ma non è solo i farmaci che fanno questo. Guardate, 2009, questo è un lavoro bellissimo, modificazioni nei recettori D1 della dopamina associati a un training cognitivo. Training cognitivo che sapeva dare degli esiti positivi sulla working memory. Cosa hanno fatto questi autori? Usiamo la tecnologia, una PET, usano il ligando selettivo che marca questi recettori e ne trovano, prima di fare il training, adesso do un numero a caso, 100 in quelle sinapsi. Fanno il training, esito positivo, aspettano 2 mesi, rifanno l'esame con la PET.
Quei 100 sono diventati 40. Come? Sono diminuiti e la working memory è migliorata. Non abbiamo dato un farmaco. Qui è un training cognitivo, vedete che modifica. Meno recettore, il recettore è una proteina, o un complesso di più proteine, di più peptidi. Quindi vuol dire che è stato modificato il gene che esprime quel recettore. E qui l'ha fatto un approccio non farmacologico. Ed ecco l'importanza di quell'approccio che va in sinergia spesso. Però andiamo a lavori più recenti, epigenetica e in psicoterapia. Sì, sto terminando, vedete? Vado rapidissimo. Epigenetica correla con gli interventi e gli esiti, acetilazione e metilazione attraverso i vari approcci psicoterapici. E qui ci riprende questo bellissimo lavoro di poche settimane fa, vedete, la regolazione epigenetica nella depressione maggiore e degli disordini, nelle patologie da stress, i meccanismi molecolari. E guardate, dall'utero materno fino a tutta la nostra esistenza, come i geni vengono modificati e come questo. Le ultime diapositive, sostanze d'abuso. Ma vi siete chiesti perché non abbiamo dei farmaci che curino la tossicodipendenza? Io sono un farmacologo, non conosco farmaci che la curino. Usate gli antipsicotici, perché quello ha avuto una crisi psicotica. Usate gli antidepressivi, perché quell'alcolista si è depresso. Lenite, quell'effetto o comorbidità, ma quello rimane tossicodipendente. Ecco che da farmacologo dico è più efficace un trattamento, cioè una permanenza in una buona comunità che ti riattivi dal punto di vista dell'interazione sociale, di quanto non possa essere un farmaco. Cosa fanno tutti i tutte le sostanze? Vanno a modificare il nostro genoma epigeneticamente. E qui c'è una letteratura enorme, enorme. Sono lavori recenti, DNA epigenetica nell'addiction, e ci fa vedere tutto il percorso. Si modificano i nostri geni e noi non siamo in grado, con i nostri trattamenti, di riportare quelle alterazioni nella funzione del gene nella sua omeostasi. E qui ci abbiamo dei dati, 2016. Marchi epigenetici del fumo di sigaretta, come il genoma, le metilazioni vengono alterate. Queste si sono studiate. Un signore che fuma, un giovane che fuma, o una mamma che beve, non un alcolista, se vogliono concepire un bambino, dovrebbero smettere qualche mese prima almeno di fumare e di bere. Perché il fumo e l'alcol, ma non parliamo poi di altre sostanze, vanno a modificare epigeneticamente i geni delle loro cellule germinali. E questo viene trasmesso alla prole. E oggi abbiamo dall'animale all'uomo le evidenze che diventano più vulnerabili a assumere le sostanze al momento in cui si trovano in determinate situazioni. Questo è il destino di molti ragazzi, che non è colpa loro se nascono da genitori così, e si trovano esposti molto più frequentemente. Questa è l'ultima diapositiva, è un po' riassuntiva soprattutto sugli psicofarmaci, vedete come tutti, dagli antidepressivi agli stabilizzanti dell'umore, agli antipsicotici, hanno, e questo oggi lo sappiamo, la capacità di modificare il nostro genoma. Però lo fanno in modo molto specifico. Ecco perché hanno quei limiti e non riusciamo a produrre nuove molecole che siano altamente selettive. Il giorno che riusciremo a produrre delle molecole e conosceremo i codici che le cellule usano per gestire le sinapsi e quella che chiamiamo la plasticità neuronale, riusciremo a fare un salto di qualità, non solo con i farmaci, ma anche potremo fare degli approcci psicoterapici molto mirati a dei cluster di geni che sono quelli che ci interessano. Però oggi questo ancora non ce l'abbiamo. La tecnologia che è esplosa in questi ultimi 20-25 anni, immaginate cosa sarà fra 50 anni. Quindi siamo ottimisti da questo punto di vista. Vi ringrazio per l'attenzione.